100.000 fedeli provenienti da tutte le diocesi campane sono partiti questa mattina dalla Basilica della Madonna del Carmine di Napoli per raggiungere il santuario di Pompei per l'ultima domenica di maggio, mese dedicato alla venerazione della Vergine Maria. La marcia della fede, sorta negli anni 60 per volere dei giovani dell'Azione Cattolica di Napoli, è oggi un appuntamento imperdibile per i tanti fedeli legati al santuario. Andiamo con Maria, Madre di Misericordia, questo è il grido che riecheggia nel cammino di quest'anno, in occasione proprio dell'anno giubilare straordinario della misericordia indetto da Papa Francesco. Una venerazione, quella di Maria, che richiama il singolare privilegio concessole da Dio di essere madre del Cristo, colei che nello stupore di tutto il creato ha generato il suo creatore, come recita un'antica preghiera. Nella villa comunale di Napoli si è tenuta la manifestazione Canta, suona e cammina, organizzata dall'Arcidiocesi di Napoli con la Regione Campania, a cura di Scabec e dell'Associazione Fare Chiesa Città. 300 giovanissimi appartenenti alle bande musicali facenti parte del progetto si sono esibiti nella villa. Ascoltiamo il Cardinale Crescenzio Sepe. La Chiesa ha iniziato questo progetto. È un'idea della Chiesa, della Curia. Abbiamo pensato che una delle forme migliori per educare i nostri bambini e quindi toglierli dalla strada e dare delle prospettive future era proprio quello, oltre al calcio, al campionato di calcio che facciamo, creare nelle parrocchie queste bande musicali. Naturalmente una cosa è pensare, progettare, un'altra cosa poi è fare. E allora abbiamo preso contatti con il San Carlo, con San Pietro al Maiella, perché gli studenti e i professori potessero aiutarci nel selezionare anche questi ragazzi. In più poi dopo la regione ci ha aiutati a fare la formazione di questi ragazzi e quindi adesso siamo già sulle 6 o 7 parrocchie e speriamo un po' alla volta di incrementare, perché ritengo questo una prospettiva assolutamente valida per i nostri ragazzi. Per Scabec è intervenuta Francesca Maciocia. Questo progetto continuerà l'anno prossimo e noi speriamo, diciamo, che abbia poi una formula abbastanza costante, perché di fatto è un progetto di valorizzazione ma è anche un progetto di formazione, quindi coniuga, diciamo, due aspetti molto importanti e che sono poi, se vogliamo, gli elementi, diciamo, fondamentali, se vogliamo, di questa città, che è piena di patrimonio culturale ma che ha anche un problema su alcune fasce sociali. Okay, grazie.